siamo qui per parlare di un nuovo CD, un CD dedicato a Georges Antheil, che è un musicista, un compositore di inizio secolo del francese. Raccontiamo un po' la storia, chi è stato? Georges Antheil, un compositore in effetti francese di adozione, americano di nascita, ed è proprio uno spaccato del XX secolo. Nasce nel 1900 esattamente in America, e pianista di grandissimo talento, e come tanti connazionali è affascinato dalla Parigi dell'inizio Novecento. Anch'io sono molto affascinato da quella Parigi, da quel contesto culturale, devo dire. E quindi se ne viene in Europa, a Parigi appunto, nel 22, questo pianista appena poco più che ventenne, un grande talento, arriva come pianista, però propone anche le sue composizioni, inizia a proporre appunto le sue composizioni. Entra in questo contesto culturale, inizialmente entra in contatto con Ezra Pound, la cui compagna Olga Rudge, violinista talentuosa, e forse uno dei primi contatti per la ispirazione, anzi per le sue composizioni, perché Ezra Pound gli commissiona alcune sonate, alcuni brani per violino. Ezra Pound, temperamento irlandese di nascita, un temperamento molto focoso, proprio un violinismo massiccio, bello, insomma, importante, e si adatta bene, insomma, allo stile di Antheil. E quindi ecco, entra in contatto con questa Parigi culturale. L'aspetto interessante comunque è che si presenta come compositore futurista, in quanto le sue composizioni sono, come dire, molto materiche, quindi sfrutta il violino in maniera anche con una tecnica che non è certo convenzionale. Infatti la sua scrittura è molto interessante e molto contemporanea, se vogliamo. Ecco, è appunto un compositore americano, abbiamo detto, quindi lui arriva con una sua formazione che è diversa rispetto a quello che trova a Parigi. Vogliamo raccontare quanti sono i suoi brani che nascono a Parigi? Beh, allora, il brano più famoso sicuramente è Ballet Mécanique. Ballet Mécanique, che lui scrive per un film, l'omonimo film di Léger. E qui si esprime tutta appunto l'aspetto futurista, insomma, della sua scrittura. Indubbiamente il fascino per Parigi si esprime soprattutto nella sua dedizione, diciamo così, per Igor Stravinsky, il suo elemento di riferimento come compositore. Infatti soprattutto nella prima sonata, anche nella seconda veramente, è assolutamente evidente, anzi c'è quasi un plagio, sono delle citazioni che sembrano quasi un plagio appunto di motivi stravinskiani. Ecco, questo Ballet Mécanique resta appunto un punto di riferimento nelle sue opere, e qua utilizza un organico stranissimo in cui ci sono pianoforti, ma utilizza anche le sirene degli aerei, utilizza proprio aspetti rumoristici che appunto lo legano al filone, insomma, culturale del futurismo. Però possiamo parlare di un compositore quindi a tutto tondo, cioè non un compositore finalizzato solo ad alcuni strumenti, cioè la sua produzione è ben vasta. Sì. Resta comunque legata, insomma, essendo lui pianista, appunto, pianista un virtuoso, importanti sono le sue sonate per pianoforte e appunto quelle per violino e pianoforte, alle quali ci siamo ispirati noi per realizzare questo CD, sono importanti e legate alla figura di questa violinista Olga Rudge, appunto. Poi ha scritto qualcosa di sinfonico, e nella seconda parte, diciamo, della sua vita artistica, perché
Antaille rimane a Parigi fino agli anni 30, dopodiché, anche per quanto succede in Europa, insomma, in quel periodo lì, se ne torna in America e si lega al repertorio invece di musica da film, quindi c'è uno stravolgimento totale nel suo stile compositivo anche. E infatti si trasferisce a Hollywood, dove scrive appunto moltissima musica da film. Le ultime due sonate, ricordiamo che sono cinque le sonate che appunto rientrano nel nostro progetto dell'integrale, appunto registrazione dell'integrale delle sonate, le ultime due sono scritte appunto in questa seconda fase, e qui, come dire, il riferimento musicale non è più Stravinsky, ma diventa piuttosto Prokofiev, ecco, una scrittura violinisticamente molto interessante, molto virtuosistica, e però completamente diversa. Abbandona, diciamo, quelle escursioni nel rumorismo, nella tecnica ruvida e a volte anche acida, no? Di utilizzo degli strumenti. E abbandona l'utilizzo dei cluster, ad esempio, per il pianoforte, e diventa più classica, possiamo dire. Ecco. Allora, noi appunto stiamo parlando di questo CD, che è un CD volume 1. Questo significa che ci sarà anche il volume 2. Quindi qui abbiamo le prime 4 sonate, quindi vediamo, insomma, questo suo mondo, come abbiamo sentito, appunto materico. Il CD numero 2 invece prevederà cosa? Il CD numero 2 prevede, che tra l'altro è già stato registrato, insomma, quindi è in fase di produzione, di post-produzione, ecco. Prevede l'ultima delle sonate per violino e pianoforte, che viene indicata come sonatina dall'autore. Poi comprende la sonata per violino solo, anche questa molto interessante e molto astratta assolutamente, quindi rientra nel primo periodo, diciamo, della produzione di Antaille. Poi comprende una sonata per violino e violoncello, e comprende poi un trio e alcune piccole composizioni che lui scrive in età molto giovanile, parliamo di 13-14 anni, insomma, che sono più esperimenti compositivi, ma che, insomma, era una curiosità così storica come repertorio, quindi abbiamo inserito cose da un punto di vista musicale forse meno interessanti, più accademiche, più scolastiche, mentre invece la sonatina e soprattutto la sonata per violino solo è molto interessante, è un mondo assolutamente ancora molto antailiano, se possiamo dire così. E tutti questi, non so se si tratta di stampe o di manoscritti, c'è un fondo Antaille da qualche parte? Ecco. Sì, la realizzazione di questo, di tutta queste registrazioni è stata resa possibile appunto dalla collaborazione con un musicologo triestino di nascita, Mauro Piccinini, attualmente vive in Svizzera, con il quale è nato questo progetto, anzi veramente su sua iniziativa, devo dire. E lui è un grande studioso di Antaille, in particolare ha curato moltissime altre registrazioni in America, e ha procurato appunto tutti i manoscritti. Alcune cose sono pubblicate, le sonate ad esempio sono pubblicate pur non essendo state registrate in integrale, e alcune altre cose invece sono state recuperate da lui attraverso fondi degli eredi ed in America. Noi stiamo adesso parlando con te, però ovviamente per questo CD hai avuto una valida collega, la pianista, che è Alessia Toffanin, padovana, docente al Conservatorio di Venezia attualmente. E sì, una collaborazione molto importante, nel senso che non si tratta di sonate per violino con accompagnamento di pianoforte, ma di un repertorio in cui il pianoforte ha veramente un peso fondamentale. E ricordiamo che Antaille era un grande pianista, un virtuoso, quindi la scrittura pianistica richiede veramente una grandissima tecnica e una grandissima capacità esecutiva, quindi che è stata dimostrata brillantemente, insomma, da Alessia, che approfitto per ringraziare, insomma.